Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Dopo il grande successo che ha riscosso il video teoria sulle probabili forme Alola di una settimana esatta fa, quest'oggi eseguiremo lo stesso processo, ma tentando un azzardo, lo andremo a proporre sulla seconda generazione, che si vocifera possa avere qualche forma Alola presente all'interno di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna. Premetto che personalmente non penso che ci saranno forme Alola direttamente da Johto in questi nuovi giochi, ma nonostante ciò, come per lo scorso video, prima di iniziare vi spiego le fondamenta su cui si poggerà il resto del video. 1. I Pokémon in esame saranno solo quelli di seconda generazione. 2. I parametri di giudizio sono l'origine del Pokémon, il rapporto che questo Pokémon può avere con altre forme Alola o con altri Pokémon particolari e l'importanza del Pokémon stesso. I motivi specifici delle singole scelte invece saranno spiegati passo dopo passo quando si parlerà del Pokémon in questione. Dunque, detto ciò, direi che è anche ora di iniziare. Anche quest'oggi andremo a smezzare l'intero Pokédex di seconda generazione riducendo i Pokémon dai 100 possibili a circa 50. Andiamo quindi a rimuovere, come per canto, i Pokémon che possiedono già una Mega Evoluzione, quelli che hanno subito un cambio di tipo recente, in questo caso Snubbull e Grumble, e i Pokémon sconfinanti in altre generazioni per quanto riguarda le loro evoluzioni, ovviamente generazioni che non siano la prima. Caso eccezionale è quello di Iglybuff e Cleffa, che nonostante abbiano evoluzioni in prima generazione e quindi papabili, nello scorso video queste ultime sono state scartate per il loro cambio di tipo e per ovvie ragioni anche le loro baby evoluzioni verranno rimosse dalla lista dei Pokémon. Oltre a questi accorgimenti ne abbiamo altri che potrebbero suscitare l'indignazione di molti di voi, ma calma che ve li spiego. Non verranno contati gli starter, i leggendari, gli unknown e le evolution di seconda generazione, ossia Umbreon ed Espeon. Per gli starter andrebbero secondo me sprecate 9 forme Alola per fare le cose fatte bene e sono decisamente troppe per sole 3 catene evolutive e quindi non le ritengo molto probabili. Per i leggendari stiamo parlando di Pokémon storici, quasi divini, e non avrebbe senso cambiarli da cima a fondo. Stessa cosa per gli unknown, anche perché andrebbero fatte forme Alola per ogni lettera, in pratica un suicidio. Infine, per quanto riguarda le evolution, per un discorso di coerenza secondo il quale sarebbe più consono applicarle ad ogni evoluzione di Eevee, non le ritengo per nulla papabili come prossime forme Alola. Fatta questa gigantesca selezione che smezza il nostro gruppone, andiamo a vedere tra i superstiti i 5 Pokémon barra catene evolutive che potrebbero ottenere una forma Alola in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna. Bene ragazzi, allora vi informo fin da subito che scegliere i Pokémon è stato molto più difficile in quanto ci sono molti meno elementi da analizzare e sicuramente il video sulla prima generazione è molto più attendibile rispetto a questo. Detto ciò ragazzi, la prima forma Alola che secondo me è probabile tra i Pokémon di seconda generazione che diventi per l'appunto una forma Alola all'interno di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna è Sudowoodo forma Alola. Perché proprio Sudowoodo ragazzi? Perché qua sono andato un po' a logica. Ho pensato che Sudowoodo deve avere dei problemi abbastanza seri per confondersi con gli altri alberi di Alola, in quanto l'ambiente tribale predilige soprattutto la crescita di palme o comunque di alberi che di certo sono diversi da quelli di Johto. Immaginando un Sudowoodo ad Alola, che peraltro c'è e blocca pure una strada, penso che sia più sensato che per l'appunto Sudowoodo cambi la sua forma con la nuova regione e che diventi un Pokémon più simile, diciamo, a una palma piuttosto che a un classico alberello da taglio. Sarebbe una cosa sensata e nulla, l'artwork qua ce lo mostra molto bene con questo Pokémon che assume la forma per l'appunto di una palma, in grado, se vogliamo, in questo modo di potersi confondere un po' di più con la vegetazione della regione ispirata alle Hawaii. Secondo me avrebbe molto senso fare questa cosa qua anche da un punto di vista logistico, visto che per l'appunto in Pokémon Sole e Luna c'erano i Sudowoodo che bloccavano la strada, ma ragazzi non ci cascava nessuno in sostanza, è una cosa abbastanza ridicola. Con questo cambiamento Sudowoodo potrebbe rientrare, diciamo, a far parte in maniera decente dell'ecosistema della regione senza far la figura del cretino. Ripeto, è molto meno accertata come cosa rispetto allo scorso video, perché nello scorso video avevo più collegamenti da fare. Qua devo andare un po' più a logica e soprattutto tra le prime due posizioni, oserei dire. Ma comunque direi che, passato Sudowoodo, possiamo passare alla prossima coppia, perché sì, la prossima è una coppia. Sto parlando ragazzi della coppia di forme Alola della catena evolutiva di Sunflora e della catena evolutiva di Ariados. Perché proprio loro due ragazzi? Ho pensato,
Pokémon Sole e Luna erano in due dimensioni diverse. Dimensione in cui da una parte regna prevalentemente il buio, visto che se si gioca durante le ore di giorno ci sarà per l'appunto la luna, mentre nell'altra prevale, diciamo, il sole, visto che è come una dimensione normalissima. Ho pensato che questa cosa qua potrebbe giovare a due Pokémon in particolare, Sunflora e Ariados. Difatti mi immagino un Sunflora nella dimensione oscura, fra tante virgolette, di Pokémon Ultrasole e Ultraluna, che potrebbe in un qualche modo essere svantaggiato. È un girasole, ha bisogno di prendere il sole. Se non dovesse esserci questo sole, come si suppone che sia così in una delle due versioni, Sunflora dovrà necessariamente cambiare. Stesso discorso più o meno per Ariados. Ariados è un Pokémon notturno che nelle ore di giorno si nasconde se si trova in una regione con quasi solo la luce. Che cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che Ariados cambierà forma, e di conseguenza, ragazzi, ho pensato che poteva essere carino inserire Sunflora e Ariados e le loro rispettive catene evolutive come forme Alola esclusive, se vogliamo, di una delle due versioni. Anche questa è abbastanza tirata perché, ripeto, non ho molti elementi, contrariamente a quello che pensavo, per giudicare, però sicuramente sarebbe una cosa carina e da un punto di vista logistico anche abbastanza accettabile. Detto ciò, dopo questi due Pokémon, che forse erano quelli meno probabili, potremmo dire, passiamo subito alla terza forma Alola. Abbiamo poi, ragazzi, Slowking forma Alola. Ragazzi, perché proprio Slowking? Ho pensato che se c'è Slowbro mega evoluto, questo Pokémon potrebbe sicuramente avere delle potenzialità in più rispetto a Slowking. E quindi perché non dare anche a questo Pokémon qualcosa di caratteristico, come potrebbe essere una forma Alola? Visto che comunque è una mega evoluzione, non ce la vedrei bene, e una mossa Z mi sembra sprecata per Slowking, con tutto il bene che gli voglio. Secondo me una forma Alola potrebbe giovare molto a questo Pokémon e dargli importanza, magari dandogli qualche abilità particolare o qualche storia dietro interessante. In questo artwork possiamo vedere come sembri quasi che Shellder abbia acquisito il potere decisionale su Slowking, in quanto sinceramente Slowking sta dormendo, Shellder ha questo occhio che nella forma normale non c'è, che secondo me potrebbe davvero essere fighissimo. Tra l'altro, ragazzi, penso sinceramente che questo Pokémon qua potrebbe affibbiarsi perfettamente a Mega Slowbro, anche perché abbiamo più o meno lo stesso concetto in Mega Slowbro, anche se, diciamo, trattato in una differente maniera, ecco. Penso che una forma Alola di Slowking potrebbe essere davvero interessante, potrebbe, se sfruttata bene, equilibrare la situazione di disparità che c'è tra le due evoluzioni del povero Slowbro. E nulla, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti di Slowking e se preferite a lui Slowbro, oppure se ritenete che questo Pokémon sia superiore alla sua, diciamo, controparte evolutiva, se così possiamo dire. Ma possiamo andare subito alla quarta forma Alola. La quarta forma Alola e la quinta sono quelle che ho selezionato per prime perché secondo me potrebbero sottostare a un ragionamento molto interessante. In quarta posizione abbiamo Kingdra forma Alola. Perché proprio Kingdra, ragazzi? Perché sinceramente credo che se Game Freak farà delle forme Alola in seconda generazione, potrebbero essere collegate tramite una catena evolutiva alla prima generazione. Quindi in questo caso avremmo Kingdra, poi avremmo Orsi e Sidra in prima, e potrebbero fare una linea evolutiva di forme Alola che va a sfociare nella seconda generazione. In questo modo avrebbero in un qualche modo anche il pretesto per passare alla seconda. Sarebbe una cosa interessante passare dalla prima generazione con delle forme Alola per poi arrivare alla seconda, in questo caso con Kingdra, che secondo me tra l'altro è un Pokémon veramente veramente buono, che è un po' dimenticato, forse soppiantato da tutti gli altri draghi, ma secondo me Kingdra spaccherebbe i culi e soprattutto in forma Alola potrebbe davvero rendere tanto se sfruttato bene. In questo artwork sembra quasi che si sia fuso delle alghe, quindi magari potrebbe aver perso il suo tipo drago in favore del tipo erba o addirittura del tipo roccia come concorsola, e secondo me Kingdra sarebbe, l'avevo già detto, ma io aspetto Kingdra che abbia qualche, diciamo, qualche input da Game Freak, che sia una mega, che sia una forma Alola, perché secondo me è un Pokémon che potrebbe dare tanto, che dà tuttora tanto, ma un po' dimenticato dai fan. E fatemi sapere anche voi nei commenti se per voi è una cosa, cioè se è condivisa questa storia qua di Kingdra che praticamente non se lo caga nessuno. Però direi di passare alla prossima forma Alola, che era stata addirittura vociferata prima che uscissero Pokémon Sole e Luna. Ed eccolo qua, ragazzi, Crobat forma Alola.
questo Pokémon, insieme alla sua catena evolutiva, era stato leakato addirittura prima di Pokémon Sole e Pokémon Luna, insieme a un Dragonite forma Alola, che poi, vabbè, non sono arrivati, però erano leakati. E questa cosa qua, secondo me, potrebbe ritornare in Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna, sempre per lo stesso ragionamento della catena evolutiva che si protrae dalla prima generazione alla seconda, con Zubat, Golbat e poi con Crobat. Anche Crobat è un Pokémon che in forma Alola, secondo me, potrebbe rendere tanto. In una regione in cui la notte può regnare, secondo me Crobat potrebbe dare un input decisivo alla sua fama o comunque alla sua forza, acquisendo una forma Alola particolare che potrebbe dargli veramente quel qualcosa in più rispetto ad altri Pokémon e innalzarlo all'Olimpo dei Pokémon migliori di sempre, come se già peraltro non lo fosse. È un Pokémon fantastico che la merita, secondo me. Questo artwork non riuscirei bene a definirne il tipo. Mi ricorda vagamente il tipo acciaio, però sinceramente non ne sono poi così convinto. Non mi spingo a dargli un tipo, però per lo stesso ragionamento di Kindra, penso che Crobat, tra i Pokémon di seconda generazione, potrebbe essere uno dei più papabili, visto il suo collegamento con la prima. E nulla, ragazzi. Detto ciò, io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Fatemi sapere che cosa ne pensate di queste forme Alola, se le volete vedere oppure no, o se pure magari volete vedere qualcos'altro all'interno dei giochi oltre a questi Pokémon qua. Magari c'è il vostro Pokémon preferito che vorreste vedere in un modo diverso, oppure un Pokémon che odiate che vorreste rivalutare. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Detto ciò, prima di concludere vi invito a passare dai social in descrizione e a premere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui feed del canale. E noi ci becchiamo, ragazzi, in un prossimo video.